Buona serata e ben ritrovati per il telegiornale della vigilia di Natale. È ancora alto il rischio di attentati in tutto il mondo, Francia compresa, e il governo ha stirato 100.000 fra poliziotti e soldati. Questi di particolare di sicurezza sono stati dispiegati per sorvegliare i mercati di Natale, ma anche centri commerciali, edifici religiosi e strutture turistiche. In una nota del Ministero dell'Interno transalpino fa sapere che il pericolo è ancora molto elevato e tra l'altro la nuova legge antiterrorismo sostenuta dal governo Macron sancisce ulteriori poteri alla polizia dopo gli attacchi di estremisti islamici che hanno ucciso oltre 200 persone tra il 2015 ed il 2016. Va giù durissimo il consigliere regionale Giandiego Gatta che mette in evidenza il fatto che il Gargano e soprattutto la provincia di Foggia vengono continuamente ignorati dalla regione. Esprimo il mio profondo rammarico per la bocciatura di un emendamento finalizzato a garantire il servizio di cabotaggio marittimo fra Manfredonia e le isole Tremiti. Sono state elargite dal governo regionale somme cospicue per opinabili iniziative. Al contempo sono state bocciate diverse proposte per elevare la qualità dell'offerta dei servizi del territorio. Ma la cosa che mi fa più rabbia, dice il consigliere Gatta, è che i voti contrari al mio emendamento figurano anche quelli della colleghi della provincia di Foggia che siedono fra i banchi di maggioranza. Parliamo adesso della questione legata agli ospedali riuniti di Foggia. Il governatore regionale Michele Emiliano mette in evidenza che c'è molto da fare e ci saranno nuove assunzioni per il nosocomio del Capolodono. Lo sentiamo lui stesso. Che cosa ha detto? La sanità di questa parte della Puglia ha una particolarità, ci sono moltissimi posti letto, molti di più che in altre province, e poca efficienza, quindi questa efficienza va recuperata. Se qualcuno nel 2001 non avesse bloccato tutte le assunzioni, mi riferisco a quelli che spesso si lamentano, non avesse bloccato tutte le assunzioni, questi disgraziati dei miei colleghi di lavoro, noi disgraziati pugliesi, non avremmo 15.000 addetti in meno in sanità rispetto all'Emilia-Romagna. Adesso stiamo sbloccando questa tragedia che è stata fatta nel 2001 con una legge regionale, la stiamo sbloccando con un patto che abbiamo fatto col MEF. Tutti i soldi che risparmieremo sulla spesa sanitaria, perché spendiamo di spesa sanitaria più delle altre regioni 300 milioni all'anno, tutti i soldi che risparmieremo sulla spesa sanitaria farmaceutica superflua li potremo impegnare nell'assunzione del personale. Mi pare un patto corretto che noi cercheremo di rispettare. D'altra parte, io stesso, quando ho avuto bisogno, diciamo personalmente, ho scelto di venire a Foggia a operarmi per un infortunio che avevo avuto, perché in questo posto ci sono delle eccellenze che possono essere di traino a tutto il sistema. Questa, devo anche dire che dal punto di vista poi dell'umanizzazione delle cure, Foggia è straordinaria. Io ho passato circa una settimana in questo ospedale e ho potuto ovviamente parlare con i servienti, pazienti, anche con i cittadini che mi sono venuti a trovare. Messaggio di Natale di Vignano del vescovo della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, Monsignore Luigi Renna, nella nota inviata agli organi di informazione, mette in evidenza il ruolo della famiglia come segno di grande fiducia e anche nell'aiuto verso il prossimo. E agli amministratori, non solo di Cerignola, ma anche dell'intera provincia, dice che il lavoro è il primo diritto che reclamano e sta a voi creare le condizioni giuste perché possa esserci una reale ripresa economica anche nel sud e soprattutto di non disperdere i talenti dei nostri giovani che vanno via prima con la testa e poi con le loro splendide energie. Occupiamoci adesso del Natale e di quanto spenderemo in questi giorni di festa. Infatti, 94 euro per imbandire la tavola di Natale, il 9% in più rispetto allo scorso anno. E quanto emerge da un'analisi di Coldiretti, per la preparazione casalinga del pranzo di Natale secondo Coldiretti, ci sarà una tendenza alle materie prime fresche e genuine direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del prodotto e sui metodi per ottenerlo. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per 9 italiani su 10, il 90%, il panettone al 70%, batte di misura il Pandoro. In attesa del concerto di Natale che avrà luogo al Teatro Mercadante di Cerignola nel Foggiano con
la partecipazione del Corus Line diretto da Raffaella Cardinale e con la voce di Valeria Di Tommaso, molti concerti natalizi hanno affollato le principali scuole cittadine. Particolarmente interessante quello avvenuto al quinto circolo Terminillo della cittadina Ofantina. Sentiamo che cosa ha detto in proposito il dirigente scolastico del quinto circolo, il professor Salvatore Mininno. Ascoltiamolo insieme nel breve stralcio rilasciato ai colleghi di Radio TRC TV. Allora, signor Preside, per lei è una novità. Non è una novità perché ci sono state esperienze pregresse, proprio perché forte le esperienze precedenti, d'accordo con il maestro dell'erba, abbiamo voluto che i ragazzi esprimessero le proprie, i bambini esprimessero le proprie performance in occasione del Santo Natale. Anche perché con il coro si esprime un valore molto importante, quello della comunità. Perché? Perché fanno parte i genitori, fanno parte i docenti, fanno parte i bambini. Quindi è un momento valoriale che si concilia ottimamente con il valore del Santo Natale. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio dopo la 18ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A, il Napoli mantiene la testa della classifica. Gli azzurri di Sarri hanno battuto ieri pomeriggio al San Paolo e la Sampdoria con il punteggio di 3-2 al termine di una partita bellissima. Ad insidiarla c'è solo la Juventus che nel posticipo serale ha vinto di misura contro la Roma con il punteggio di 1-0. Sorprende ancora la crisi del Milan, sconfitto ad opera dell'Atalanta con il punteggio di 2-0. Importanti vittorie in chiave salvezza per Genoa ed Udinese, i Grifoni 1-0 al Benevento, i Friulani 4-0 al Verona e la Cura Oddo funziona. Tra gli altri risultati di rilievo da segnalare la sconfitta dell'Inter in Romagna ad opera del Sassuolo per 1-0 e il sorprendente pirotecnico pareggio 2-2 tra Torino e Spal con i Granata che erano in vantaggio nel primo tempo di due reti. È tutto per questa edizione del telegiornale della vigilia di Natale. Da parte di tutti noi, grazie per averci seguito e naturalmente i nostri sinceri auguri. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani con la prima edizione alle 9. Grazie per l'ascolto e ancora buon Natale.